Strabuono, strabuonissimo. Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Avete sto campanello a casa? Dovete metterlo sul tavolo, sulla cucina. Poi quando siete pronti, tac, come al ristorante, come nelle vere cucine, il campanello. Allora, abbiamo una ricetta dei pancake senza glutine. Ottimo. Allora, farina di riso, lievito e latte. L'impasto io l'ho già preparato perché va fatto riposare. Quindi, eccolo qua. Bene. Prendiamo una frusta. Io ho mischiato la farina con il lievito. Poi aggiungo il latte e faccio una specie di crema, no? Eccolo qua. Oh, comunque i pancake sono buoni in tutte le maniere, con i frutti rossi, con la cioccolata, col cacao, con le fragole. Vedete, è abbastanza denso, poi va fatto riposare. Quindi se voi lo preparate la sera, magari prima di andare a letto, alla mattina arrivate, siete pronti, arrivate in cucina, una giratina, è tutto pronto. Lo lasciamo qua riposare. Bene, adesso andiamo a prepararli con l'impasto già fatto, che ce l'ho qua, l'ho preso fuori dal frigorifero. Gli do una girata con un cucchiaio, così, ce li abbiamo. Ok, allora prendo una padella, o questa, accendo, prendo appena appena un po' di burro, proprio do una passatina leggera, così, ok, poggio qua. Vedete, l'impasto è abbastanza denso. Ok, ci siamo. Ok, uno. Io un po' di burro lo metto sempre. Il segreto qual è? Che è poi quello di Pulcinella. È comunque mettere giù l'impasto molto lentamente. Ok. Okay. Belli un po' colorati, sono più buoni. Ecco, questo quando prende appena appena anche quel saporino un po' di sbruciacchiato, che poi dopo ci andiamo a fare una salsa dentro, è ancora più buono. Quando ha quel sapore bello marcato, quindi croccanti fuori, morbidi dentro. Ok, eccolo qua. Benissimo. Adesso a questo punto prepariamo una salsa. Zucchero d'acero. Scusate, perché il pancake muore nello zucchero d'acero canadese. Mettiamo delle arance, così a spicchi. Ok. Un po' di frutti di bosco. Dei lamponi. Così. Poi mettiamo delle fragoline.
piace anche col pistillo, così. Perché in cucina non si butta via niente, niente. Queste piccoline, ok? Poi metto un po' di marmellata. E facciamo andare un po' di salsa. Direi che ci possiamo mettere anche un po' di succo d'arancia, anzi no, un po' di profumo di zenzero, acqua aromatizzata allo zenzero, voilà, ci siamo. Perfetto, prendiamo un bel piatto, subito un po' di salsa come base. Così. Poi mettiamo il primo. Qua così. Zac. Poi ancora su. Ancora su. Una bella fogliolina di menta, ce l'abbiamo qua. Così. Fragole le mettiamo qua. Così. Così ci siamo. Questa la appoggiamo qua. Così anche se cadono non c'è problema. Perfetto, un po' di zucchero a velo. Eccolo qua, il pancake del mattino è perfetto. Vi posso assicurare che questo, dopo questo pancake potete andare anche a lavorare a piedi, che non c'è problema. Eccolo qua che è finito. Metto una fragolina qua. Qui? No, me la mangio. Eccolo qua. Che dirvi? Buona colazione, il pancake è perfetto. Così con i frutti rossi e un pochino di arancio, del succo dell'acqua di zenzero. Più buono di così, non so che dirvi. Buona colazione. Andiamo col pancake, forse è pronto in tavola! Bene ragazzi, è il momento di ingerire calorie, perfetto, ok.